Parliamo di economia circolare, un sistema che punta a evitare sprechi di energia e materie prime. Ora Fondazione con il Sud mette a disposizione 4 milioni di euro per aiutare le onlus del terzo settore a fare un passo in avanti in questa direzione. Gianni Matera. A guardare i dati dell'edizione 2024 del rapporto sull'economia circolare in Italia, curato dalla Circular Economy Network in collaborazione con Enea, nel tasso di utilizzo circolare di materia, l'Italia è seconda solo alla Francia e prima tra le cinque principali economie dell'Unione Europea nella capacità di utilizzarla al meglio, anche grazie ad elevati tassi di raccolta differenziata e di riciclo. Una spinta per promuovere nuove iniziative di economia circolare giunge da Fondazione con il Sud, che con un bando da 4 milioni di euro intende sostenere progetti in grado di sviluppare strategie che considerino una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti. Il bando pubblicato sul sito della Fondazione scade il 29 novembre ed è riservato alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Saranno valorizzati i progetti in grado di promuovere strategie integrate assicurando la salvaguardia della biodiversità, l'equilibrio degli ecosistemi e l'adattamento al cambiamento climatico, puntando anche sulla sensibilizzazione delle comunità sul tema. I progetti dovranno infatti impegnarsi anche nella diffusione della cultura della circolarità al fine di responsabilizzare i cittadini riguardo all'impatto delle loro scelte di consumo.